Un carico di giallo, giallo come il colore di Amnesty International e della battaglia che la famiglia di Giulio Regeni sta portando avanti ormai da 5 anni. Con una foto postata sui social, la mamma del giovane ricercatore sequestrato, torturato e ucciso al Cairo tra il 25 gennaio e il 2 febbraio del 2016, torna a chiedere verità e giustizia. E lo ha fatto oggi anche il presidente della Repubblica Mattarella, che in una dichiarazione ha scritto: "Ci attendiamo piena e adeguata risposta da parte delle autorità egiziane sollecitate a questo fine senza sosta dalla nostra diplomazia", perché Giulio Regeni, ha scritto ancora il presidente, ha visto crudelmente strappati i propri progetti di vita con una tale ferocia da infliggere una ferita assai profonda nell'animo di tutti gli italiani. Mattarella ha elogiato la Procura di Roma che, nonostante i depistaggi e le mancate risposte delle autorità del Cairo, è riuscita a portare avanti l'indagine e proprio alcuni giorni fa ha chiesto il rinvio a giudizio per 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. L'udienza preliminare è stata fissata per il 29 aprile, e mentre la comunità di Fiumicello, il paese dove Giulio era cresciuto, lo ha ricordato con 4 panchine dipinte di giallo nel vertice dei ministri degli esteri dell'Unione, l'alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles, Josep Borrell, ha detto che l'omicidio Regeni è un fatto grave che non riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Unione e che l'Egitto deve fare chiarezza. L'Europa dunque fa sentire la sua voce, ma è una voce molto flebile, perché molti tra i paesi dell'Unione, Francia in testa, hanno nell'Egitto un importante partner commerciale.